Eccoci qui. Come stiamo affrontando questo momento? Questo momento, innanzitutto grazie, perché questi video probabilmente che andranno in giro, insomma, ognuno di noi sta cercando di incoraggiarsi vicendevolmente e non cedere alla paura, allo sconforto, alla disperazione, piuttosto ritrovare la vita in questo momento. Sto nella mia creatività, sono nella mia creatività, sono nella mia riflessione, sto nell'osservazione di quello che vedo, quello che vivo, quello che sento e sto molto con i libri, sto molto con i miei progetti e sono progetti per il futuro e soprattutto comunque sto con i miei progetti per il presente. Mi sto dedicando, sono un'attrice, quindi mi sto dedicando anche ai provini virtuali, mi sto dedicando a raccontare favole vocali, mi sto dedicando a sostenere la mia vita e sostenere la vita degli altri. Sto di nuovo, sto rileggendo un autore che amo molto, che è Mamani, che è questo sciamano peruviano, e lì sto rileggendo delle cose fondamentali, sto ritrovando l'importanza della creatività. Lui, per esempio, dice: l'essere umano deve essere creativo perché la divinità si esprime nella creatività, afferma Erman. Quando un uomo non esprime la propria creatività vuol dire che sta discendendo le scale della sua evoluzione e se noi vogliamo preparare un'umanità per domani, per un salto evolutivo, abbiamo bisogno di una nuova educazione in cui rinforzare l'aspetto creativo. La creatività è un senso di libertà e permette di capire che la vita deve essere vissuta. Sto anche con il rispetto e l'amore per la madre terra in questo momento che ci sta fornendo un'occasione per cambiare delle dinamiche della nostra vita e quindi sto anche riflettendo sul miracolo della vita e su quanto è importante tenere una vita in equilibrio con se stessi e non cedere mai alla paura, allo sconforto, al dubbio, alla sfiducia, piuttosto aggrapparci alla fede, ognuno la sua, alla fiducia, a confortarci uno con gli altri, a credere in noi stessi e credere nell'altro, a credere nelle risoluzioni. Sto con l'importanza della donna, che in questo momento credo sia fondamentale. La donna che genera il risveglio, la donna che genera, la donna che per eccellenza è creatrice, è la creazione, è la Pachamama, è la terra. E anche in questa cosa volevo leggere di Mamani, dice: l'amore che ha una donna ogni volta che fa qualsiasi azione è una forza tremenda che nutre il pianeta e al tempo stesso l'universo. La donna è la colonna fondamentale della società, non soltanto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista spirituale, perché l'energia che libera la donna è 25 volte più alta di quella che libera l'uomo. Solo che la donna usa questa energia per dare amore. Quindi sto con questo. E sto anche con la coscienza che questo momento ci sta portando in un'altra era, in un altro ciclo di vita, in uno spazio nuovo dove ci sarà un tempo e uno spazio condiviso diverso per tutti. E sto bene e affronto ogni momento, momento per momento proprio. Qui, ora, adesso, cosa posso fare per me stessa e per chi mi sta accanto? Qui, ora, adesso, di volta in volta. Quindi un bacio a tutti, a presto.